Già. Oggi lezione di un altro piatto romano, coda alla vaccinara. Per questo piatto mi occorre una coda. Io ho preso una coda di vitella e messa nel vino, adesso l'ho scolata, l'ho fatto stare un'oretta così. Poi carote, cipolla, sedano e basilico e aglio, un spicchio di aglio. Tante di queste verdure, più ne sono e meglio è, solo che la mia è una codina piccola, vabbè. Peperoncino e pomodori e poi il vino, ma non so se lo metto perché già l'ho lasciata nel vino. Allora, olio, andiamo a mettere la carne. Lo vedete? Già c'era il vino, eh. Aggiungiamo tutte le verdure. Devono andare tagliate un po' belle grandi perché poi ci vuole tempo a cuocere, altrimenti poi si spappano tutte. E il peperoncino. Penso che basta, eh? Adesso vado a soffriggere. Poi non so se metterò il vino, già come l'ho detto, eh? E poi si aggiunge i pomodori. Ah, mettiamo anche il pepe. E andiamo. Dando la coda rosola a fuoco alto, ragazzi. Guardate, un po' di vino l'aggiungo, così dà sapore al sugo. Vedete, non è tanto, eh. Adesso quando sono dorato, aggiungo il pomodoro. Riprendiamo il vino evaporato, aggiungo pomodoro, io ho usato il picadillo, potete usare quello che volete, se poi non avete i pomodori mettete la polpa pure nei barattoli. Adesso aggiungo un dado, io lo metto sempre dappertutto. Dà un sapore ottimo e poi aggiungerò anche il sale perché non viene tanto saporito con un dado solo, poco sale. Lo so se qualcuno mi critica e mi dice è troppo sale, ma purtroppo questa è la cucina. Adesso schiaccio il pomodoro e aggiungo l'acqua. I pomodori si sono sciolti. Adesso aggiungo l'acqua. Ho abbassato la fiamma. Guardate, l'ho messa a mezzo litro. Adesso si abbassa la fiamma e si lascia andare. Poi assaggiate di sale o che cosa. E aggiustate di sale. Ok? Vi farò vedere l'esito finale. Giusto? Bye bye. La coda è finita, è cotta. Adesso la impiattiamo e vi farò vedere. Poi se volete il sugo ancora più denso lo fate, ma è cotta, va bene così. Ecco come si presenta, bella, no? Ma più che altro è buona, provatela. Cioè, è un piatto che non piace a tutti, però è molto buona e saporita. Ok? Speriamo che vi sia piaciuta. Alla prossima. Ciao ciao.